Mamma mia. Secondo me questo gioco ha una grafica eccezionale su PlayStation. È veramente ben fatto. Mamma mia, è bello. Probabilmente la versione arcade non avrà i rallentamenti perché la versione arcade penso che abbia più RAM la scheda. Io non ricordo esattamente le specifiche. Allora, ogni tanto live ti salta qualcosina, come se il PC in background facesse qualcosa. E perché ho tantissime cose connesse in questo momento, mi devo organizzare meglio per streamare. Che cosa uso per acquisire? Uso l'Elgato X60, si chiama? Capture HD 60X uso. Mi ci trovo benissimo. Vedete che si potrebbe fare un gameplay sul tubo del miglior gioco per Dreamcast, magari solo qualche puntata, oppure è troppo lento. Non ricordo il nome, scusami. Allora, per rispondere a Francesco, sì. Si può fare una live di Shenmue tranquillamente. Ma la posso portare anche domani qui sul canale. Cioè, non c'è nessun problema. Cioè, su Twitch. Domani alle 2 la posso portare se vuoi. E possiamo giocare insieme al Dreamcast. Per quanto riguarda la Tom, allora sì, il Mister esce in HDMI. Allora, il Mister ha due tipi di uscite, una analogica e una digitale. Quella HDMI la puoi utilizzare per streamare come sto facendo io adesso. E quella analogica la puoi utilizzare per andare là a vedere, a visualizzare su un monitor CRT. E di fatto io sto facendo questo, con quella analogica esco sul PVM e con quella digitale esco sulla scheda di acquisizione che sto facendo vedere a voi. Ok, direi di cambiare gioco. E allora, volete vedere qualche altro gioco su PlayStation? Allora, io volevo giocare. Castlevania. Chronicle. Allora, cosa mi dite? Ma sta facendo un cloning quindi, perché non è un pastro? Allora, il mister supporta questo tipo di visualizzazione. E supporta entrambe, quindi contemporaneamente può fare entrambe le cose, senza nessun tipo di problema. I giochi che proponete per Sega sono tutti graficamente bellissimi, però sembrano sempre più da sala giochi. Non so come dire. Non sono da console casalinga. Che proponiamo in che senso? Cioè che abbiamo fatto vedere sul canale? Questo per Dreamcast sembra.
Questo non è un gioco per Dreamcast, questo che sto facendo vedere ora è un gioco per PlayStation. Sia Raystorm, quello che ho fatto vedere prima, sia questo qui che è Castlevania Chronicles, che è un giocone. Questo è un vecchio gioco uscito per X8006. Ah, tu stai parlando ancora di Shenmue. Sì, Shenmue è il classico gioco che non si gioca nelle sale giochi, ma puoi giocare solo a casa. Però il Dreamcast era una console, cioè è una console che ha tantissimi titoli arcade. E soprattutto Arcade Perfect. Cioè la forza del Dreamcast era proprio quella, di avere questi titoli che li trovavi uguali in sala giochi, ed era una cosa quasi impossibile per le altre console dell'epoca. Un po' perché non erano Sega e un po' perché non avevano proprio la possibilità hardware. Ricordiamo che quando è uscito il Dreamcast nel 99-1999, sul mercato c'erano solamente PlayStation 1 e Nintendo 64 a fargli da concorrenza. Poi dopo è uscita la PlayStation 2 e vabbè, i giochi si chiusero. Quello di Gordone, sì, esatto, appunto, non è una critica. Certo, infatti ho imparato dal vostro video il valore di questa console. Ancora io dopo 40 anni che gioco, perché da 40 anni più o meno che gioco ai videogame, riscopro delle perle giorno dopo giorno. Il retro gaming per me è importante proprio per questo, perché riesco a rivalutare dei giochi che o che ho giocato all'epoca, o che non ho potuto giocare all'epoca, e che quindi riesco a dare una. Riesco a valutare adesso. Avendo anche un po' più di cognizione sull'andamento che ha avuto il mercato in questi anni. O l'evoluzione stessa della casa produttrice di quel gioco. Si guarda poi con un occhio un pochino differente. Questo ad esempio è un bel Castlevania puro, dovrebbe essere un remake del primo episodio. Sicuramente impressionante, ma anche il Saturn. Sì, il Saturn è stata una console, è una bellissima console con tanti bei titoli, che purtroppo all'epoca non ha avuto il successo che meritava, diciamo. Sì, la Nintendo ha saltato i 32 bit. Difatti, secondo me ha fatto un errore enorme, perché era forse una delle poche case produttrici che si poteva permettere di farne anche 6 console in quel periodo. Ma volevano strafare, si sono adagiati sugli allori col successo dello SNES. E poi è finita così. Insomma, il Nintendo 64 era una grande console, ma era troppo avanti per l'epoca. Sono morto sulle scale. Aveva purtroppo dei colli di bottiglia incredibili quella console. Pur avendo un processore che era
l'unico 64 bit vero che c'era in circolazione, perché ricordiamo che il Jaguar aveva due processori, il Tom e Jerry, che erano uno 16 e uno 32, mi pare. La PlayStation aveva un processore a 32 bit vero, il Saturn era un 32 bit così così, ma di 64 bit neanche l'ombra. Questo gioco è morto prima lui, fortunatamente. Allora, vediamo cosa dicono i ragazzi. La migliore pixel art, allora, il formato cartuccia l'ha rovinato. Troppo poco spazio, 3D? Dove? Sì, allora, Super Nintendo, nell'era 32 bit, la prima era in 32 bit, la pixel art, diciamo, ha raggiunto l'acme. E ci sono giochi veramente stupendi. Il problema era la stampa specializzata dell'epoca. Quando un gioco ti usciva in 2D, e poi questo condizionava tantissimo le case produttrici di videogame, quando un gioco usciva 2D veniva criticato o veniva valutato dalla critica molto, come un gioco molto, molto scarso, solo perché era in 2D e quindi non era alla moda. Ma tutt'oggi possiamo riscoprire dei capolavori 2D tipo questo, che all'epoca magari sono stati snobbati totalmente. Perché non ho giochi 2D. Togliendo ovviamente i capolavori tipo Castlevania Symphony of the Night. Ma se voi pensate, su queste console c'erano pochissimi giochi 2D. Su Nintendo 64 ad esempio ce ne sono 3-4. Questo per farvi capire la portata che aveva la stampa specializzata all'epoca. Decidevano loro che giochi dovessero uscire. Il discorso invece è cartucce, mamma mia. Il discorso cartucce invece è un qualcosa che a me preme. Non è così semplice ridurre tutto al fatto la pirateria. Non è tanto questo, perché comunque Nintendo usava il formato cartucce non solo per non far piratare i giochi, ma perché comunque le cartucce avevano un vantaggio spropositato rispetto a quello che ti poteva dare un CD-ROM. E io lo sto vedendo adesso che sono un collezionista e un retro gamer da tantissimi anni. Cioè, i CD si rompono, si rovinano solo a guardarli, anche se non li esci mai dalla scatola. Cioè, non sono un formato molto deperibile, al contrario delle cartucce che erano praticamente delle piccole console, e questo Nintendo lo sapeva. Per non parlare poi dei vantaggi dei caricamenti, la Nintendo non era una casa che scendeva a compromessi. Se voleva, perché di nuovo nello stesso punto, se voleva qualcosa in un certo modo la faceva in quel modo. Immaginate voi che eravate programmatori di Nintendo in una e trovarvi in una riunione con Shigeru Miyamoto al tavolo e dirgli: vabbè, fra un livello e l'altro di Super Mario ci saranno 12 secondi di caricamento. Cioè, quello vi guardava come per dire: ma questa è la Nintendo, se tu vuoi fare queste porcherie vattene alla Sony. Questo è più o meno quello che succedeva in quegli anni a Nintendo. Sì, la cartuccia è un formato che poi noi ci siamo ritrovati negli anni a utilizzare. Ma perché le console che hanno i CD-ROM
o i DVD, le torri DVD sono invecchiate malissimo, tipo anche il Dreamcast, ad esempio. E adesso non si fa altro. La prima modifica che si fa è andare a mettere un lettore FPGA. Perché leggere il DVD oggi è un'impresa, i DVD, CD, è un'impresa quasi impossibile. Perché ormai non. O il lettore ha perso. La lente del lettore ha perso la taratura, o i CD si sono rovinati. Quindi la prima modifica che si fa alle console è andare a mettere un lettore FPGA e inserire una memory card all'interno. Questa volta ce l'ho fatta a fare sto salto. Le cartucce potevano contenere anche migliori hardware, erano pezzi di hardware, certo Congol. Salutiamo Flavio pure. Sì, come dicevo io, e oggi sono invecchiate benissimo. E grazie al formato cartucce oggi possiamo avere le varie Everdrive. L'Everdrive per 64, l'Everdrive per Super Nintendo, che contengono poi tutti i giochi. No, io sono a favore del formato cartucce. Anche se però capisco bene che all'epoca, perché l'ho vissuta quell'epoca e so di cosa stiamo parlando, all'epoca una console che non aveva CD non sembrava all'avanguardia perché era di moda il CD-ROM, sembrava un oggetto avveniristico. Allora vi ripropongo la domanda. Purtroppo non ho potuto accontentare poco fa Francesco perché quel gioco che mi ha chiesto non so neanche che piattaforma fosse, quindi non. Possibilmente ce l'ho, ma non. Poi lui non mi ha risposto. Se volete vedere qualche altro gioco, basta dirmelo in chat e io cercherò di accontentarvi in qualche modo. Come ci arrivo di sopra? Boh. Allora, questo è Castlevania Chronicles per PSX. Cosa ha fatto quel tizio? Non ho questo, dicevo, il quello che ti hanno chiesto prima. La diffusione di PS è stata di PlayStation è stata fortemente condizionata dal supporto CD, benché abbia degli svantaggi sotto i. Bravo Tom, stavo dicendo proprio questo. Sì, la diffusione è vero. È stata coadiuvata tantissimo dal formato CD, come è stata coadiuvata tantissimo la diffusione di PlayStation 2 grazie al formato DVD. Però diciamo che quello che volevo dire io, il messaggio che volevo far passare io, è che questa la decisione che ha preso Nintendo non l'ha presa soltanto per un discorso di pirateria, ma perché comunque Nintendo è stata sempre una casa lungimirante, una casa che non scende a compromessi, che non si fa piegare dai voleri del mercato. Se loro decidevano che il Nintendo 64 doveva andare con le cartucce, sarebbe andato con le cartucce. Se decidevano che nell'era in cui tutti si rincorrevano a chi avesse le specifiche tecniche maggiori tra Xbox 360 e PS4, loro si sono usciti con la Wii, che era una console identica al GameCube a livello hardware, con però dei
dei controlli totalmente differenti, fuori di testa, ed è uscita fuori una delle migliori console di tutti i tempi. Ah, Thrill Kill. Tom, non ce l'ho questo gioco, mi dispiace, perché non ce l'ho nella mia collezione, quindi non ce l'ho nella lista dei giochi di... Ah, Francesco ci dice Rayman, va bene. Saluto Alice, ciao. Ce ne sono altri 2D. Come giochi 2D per PlayStation c'è poca roba. Allora, quello che io, i giochi 2D che preferisco per PlayStation e che ho nella mia collezione sono i vari Mega Man X, che sono spettacolari. Poi per esempio ci sono i due Castlevania, uno l'ho fatto vedere adesso. Alundra, che è un gioco che ti consiglio ed è stupendo, ed è un RPG. Le avventure di Lomax, non so se si capisce che sono un appassionato di giochi 2D. Poi c'è, come ti dicevo, i vari Mega Man X, che sono spettacolari. Metal Slug X. E Sexy Parodius, che è un altro sparatutto a scorrimento laterale. Strider 2, che è un altro gioco 2D con grafica 3D. Suikoden 2 e Suikoden, che sono due RPG favolosi che vi consiglio di giocare, anzi da ora a poi domani poi giocherò con questo probabilmente. Allora, mi dicevi Rayman, ecco Rayman. Molti giochi Disney, vero? Sì. Hercules ed è un gioco carino. Rayman è un gioco spettacolare. Cioè, la versione di Nintendo, la versione PSX. La versione PSX è la versione migliore di tutte. Io posseggo sia quella per PSX, sia quella per Atari Jaguar, che è la versione per Saturn. E la migliore in assoluto è quella per PlayStation. Oddworld, bravissimo, bravissimo Flavio. Grandissimo gioco. Sono pochi ma ci sono, bravo. E soprattutto sono molto belli, alcuni sono veramente ben fatti, perché a sopperire al fatto che non avessero la grafica 3D, perché tutti volevano sta diavolo di grafica 3D, facevano dei gran giochi. Allora, facciamo vedere, invece di farvi vedere Rayman, che è un gioco che conoscete, ve ne faccio vedere uno che forse non conoscete, che è questo. Non però la versione scusate, ecco qua, questo sicuramente non lo conoscete, o forse sì, sembra se parte, sì, ok. Questo è uno sparatutto alla, diciamo, Metal Slug, se così vogliamo definirlo.
Scusa, sono tornato indietro. Eh sì, per questo ho messo Tom, perché non è un gioco molto conosciuto. È Gunners Even, la versione giapponese che vi sto facendo vedere, ma c'è anche la versione europea che si chiama... non ricordo, poi ve lo dico. Facciamo un po' di gameplay con questo e poi ve ne faccio vedere un altro che sicuramente non conoscete, se ce l'ho in memoria qui. E questo addirittura è stato disegnato, cioè proprio i disegni proprio del gioco sono fatti dallo studio Ghibli, mi pare. Quindi chi conosce lo studio Ghibli già ha la acquolina in bocca. Pare che si chiama Le avventure di Ralph qualcosa. Un attimo, controllo la chat. In The Hunt, sì, in The Hunt è quello lo sparatutto col sottomarino. I 10 migliori giochi 2D per PS, magari in futuro. Questa è un'ottima idea, vedi? Una grande idea. Allora, vediamo se ce l'ho in memoria, quello che vi dicevo io. Allora. Un altro gioco 2D con la grafica un po' in 3D è Klonoa. Vediamo se lo trovo. Ma forse qui non ce l'ho. Forse questo sì. Forse è questo. Vediamo. Oppure... forse è questo qui. Oh no, no, non è questo. No, e qui non ce l'ho. Strider 2. Strider 2 è un gran gioco, ragazzi. Che poi tra parentesi è una conversione quasi perfetta del gioco da sala. Ve la ricordate questa scheda da sala giochi che c'era, che girava negli anni 90, in cui ci girava Tekken, Raystorm, Soul Blade, Strider 2, tutti i giochi poi convertiti sulla PlayStation? Ho scoperto il Neo Geo con la vostra live, anche lì grafica stupenda. Questo ci lusinga tantissimo. Il Neo Geo è una delle mie console preferite in assoluto. Il Neo Geo non si tocca. Io ho proprio un cabinato solo per il Neo Geo 4 slot, però sì, al volo vi faccio vedere. Eccolo lì. Poi accanto c'è l'Astro City. E fra un po' arriverà qualche novità. Ce l'ho un MVS e anche un cabinato che sto ricostruendo. Bravo Flavio! Grazie Francesco.
Adesso fra qualche... Allora, voi che siete i miei amichetti della live, ora vi dico, vi spoilerò una cosa. Mi stanno arrivando due cose molto succulente. Il Vuelix, la versione di Street Fighter 6, e un gabinato NetEase di Naomi, in cui andrò a infilare la mia scheda Naomi. Ieri ho commentato la live con Prince of Persia. Sì, vero. Ho il Naomi di Virtua Saga 3. Di Virtua Saga 3 a casa. Bella macchina, sì. Decisamente sì. E della cosa bella. Ah, un Savua 29 volt. Ah, bene. Ed è la soluzione migliore. Io praticamente ne ho trovato uno con un tree frequency. Praticamente ha la frequenza 15, a 24 e 31. Ed è un Polestar, mi pare che sia lo schermo. Però ora vediamo in che condizione mi arriva, perché a me piace tenerli veramente bene le cose, quindi devo vedere un po'. Diciamo che ha il layout di Virtua Striker 2002, che vorrei andare a rimaneggiare perché vorrei farlo di Virtua Fighter 4. E andare a inserire poi i sei tasti per poter giocare con Marvel, con Capcom verso stasera, quindi devo andare a cambiare e ricablare tutta la plancia, penso che sarà il primo lavoro che farò su questo NetEase. La scheda ce l'ho perché ho una Naomi 2 con NetBean e P-Force Wi-Fi. Quindi se tu hai già un gabinato Naomi, sai di cosa sto parlando. Volevo inserire questa scheda sull'Astro City. Difatti ho fatto una modifica al Nanao MS9 che ho per il 31 kHz, ma non mi è piaciuto tanto perché non è che lo supporti benissimo. Ho sempre problemi nell'allargare l'immagine a 31 kHz e ho deciso di lasciarlo per i giochi a 15 kHz, quindi per la mia scheda CPS2, quella Darksoft Multigame e la CPS1 Multigame. Ho un TriForce Type 1 con GD-ROM Virtua Striker 2002. Bello. Mi piacerebbe vederlo tantissimo. Nel mio CRT si vedono delle zampe di gallina e due lati piccoli del 16 noni. Secondo voi è normale? Non lo so. Che cos'è? Probabilmente sarà una stampa rimasta dal... E CRT di cosa? Scusate, di un cabinato o CRT consumer, cioè la tua TV CRT? Allora, io devo fare una cosa, perché ho sposto, altrimenti ogni volta... Difficile da spiegare, di una TV. Allora, TV CRT di 16 noni vuol dire che è una TV molto moderna, cioè uno degli ultimi CRT, tipi di CRT prodotti. Fai una foto. Sì, infatti, 2001-2002. Ha anche l'HDMI oppure prende solo composito, component? Che entrate ha questa vivo? Sarà bella, sì.
Che marca è? È una Sony? Una Samsung? Cos'è? Ah, anche il VGA ti prende. Quindi supporto del 480x480. Scarta e VGA. Ottimo. E a cavallo fra il 2001-2002 sono uscite anche molte TV che avevano anche l'uscita HDMI CRT. Va bene ragazzi, io purtroppo dobbiamo chiudere la live oggi, nonostante sia in buona compagnia, nonostante io a malincuore ogni giorno mi tocca chiuderle queste live, però io ho solo un'oretta per streamare il pomeriggio e la dedico a voi ogni pomeriggio, quindi siatene lusingati in questo senso. Ci possiamo, io vi do l'appuntamento a domani alla stessa ora, sperando che Flavio si possa liberare così mi dà una mano anche con la chat, perché riuscire a giocare e a chattare contemporaneamente è un po' complesso. E vi auguro buon pomeriggio e ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao ragazzi e grazie per averci seguito.